Iniziamo con Perfetto, giocando un po' sul tuo cognome. Perfetta è stata la giornata di Alba, qui a Cuneo, una vittoria incredibile. È stata una bella giornata, una bella vittoria. Ci tenevamo a fare bella figura qua, ma ci tenevamo soprattutto a salire un po' in classifica, nella nostra posizione in classifica, perché secondo me non meritiamo quel posto. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso, ci stiamo riprendendo perché abbiamo vinto le ultime tre partite su quattro giocate, disputate. Stiamo esprimendo un bel gioco, stiamo trovando finalmente la nostra quadra. Adesso la prossima partita ci aspetta una partita proibitiva che è Saronno, ci sarà una settimana di pausa e poi quella dopo inizia il girone di ritorno con Barella e speriamo di toglierci parecchie soddisfazioni e qualche sassolino dalla scarpa in più. Peraltro ti sei anche sbagliato, perché 3 su 4 prima di oggi, però sono 4 4 su su 5, 5. no? Meglio ancora, allora vado a battere Castelbufalini. Ancora meglio da un certo punto di vista. La cosa che mi ha colpito è stata soprattutto la vostra determinazione, perfetto in battuta. Ho visto anche a Muro, avete sporcato tantissimi palloni, avete spesso toccato la palla, insomma, una squadra molto molto determinata e più sicura di sé. Noi sapevamo che la battuta era il fattore determinante che avrebbe potuto portare la partita dalla nostra, perché siamo come squadra ottimi battitori, perché sappiamo mettere molta molta pressione ai ricevitori, e appunto sapevamo che era la nostra arma in più. Non nascondo che giocare in un palazzetto del genere aumenta la grinta, la voglia di giocare, la determinazione. Che poi è stata anche quella che ci ha contraddistinto l'anno scorso, perché l'anno scorso obiettivamente abbiamo fatto un signor campionato, non avendo grandi nomi nella rosa, ma facendo della determinazione appunto la nostra arma vincente, che quindi stasera è venuta fuori finalmente, l'aspettavamo da tanto tempo. Grazie mille. Prego.